Malmenava e derubava la madre per via della droga, è stato arrestato un 58enne di Nettuno. Emergenza Covid finita, via graduale alle restrizioni per viaggi e stadi. Acqua Latina aumenta le bollette Anzio e Nettuno tra i quattro comuni più morosi. Rimborso di 2.000 euro a chi si sposa nel Lazio, ecco come chiederlo. Il cantante di Latina Tiziano Ferro presenta i suoi figli Margherita e Andrews. Campionato invernale vela d'Anzio vincono Wanax e la Superba. Bentornati al nostro nuovo appuntamento con il notiziario locale. Apriamo la prima pagina, partiamo dalla cronaca. Malmenava e derubava la madre di 87 anni per acquistare la droga. È stato arrestato un 58enne di Nettuno. Il personale del commissariato di polizia di Anzio nel pomeriggio di sabato 26 febbraio ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal GIP di Velletri nei confronti di un 58enne di Nettuno, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dell'anziana madre di 87 anni. L'uomo, disoccupato e tossicodipendente, da diverso tempo vessava l'anziano genitore con richieste continue di denaro per l'acquisto dello stupefacente. Al rifiuto della donna nascevano accese liti che spesso sfociavano in aggressioni fisiche a danno dell'anziana madre. La paura, l'angoscia e la esasperazione per le continue aggressioni subite e sopportate nel corso degli anni hanno convinto la donna a denunciare presso il commissariato di Anzio Nettuno i maltrattamenti subiti dal figlio, superando la vergogna per la situazione familiare che si era venuta a creare. L'immediata attività effettuata dal personale di polizia ha dato i riscontri necessari per richiedere una misura cautelare accolta dal GIP. Da oggi meno restrizioni per viaggi da paesi extraeuropei e per la capienza degli stadi. Ora si procede verso la fine dell'emergenza Covid. Dal 1 marzo stop a quarantene di 5 giorni per chi arriva da paesi non dell'Unione Europea senza vaccino. Questo è l'ultimo decreto approvato dal governo Draghi il 3 febbraio scorso, ma questo è solo il primo di una serie di allentamenti alle restrizioni anti-Covid che culmineranno il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza. Da oggi per chi arriva in Italia da paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, come ad esempio Stati Uniti, Marocco, Australia, Turchia, Canada, può entrare nel paese avendo con sé il Green Pass base, quindi vaccinazione, guarigione o tampone negativo, regole che tra l'altro già interessano per i viaggiatori tra i paesi europei. Un segnale di apertura molto importante in vista del periodo delle festività che si sta avvicinando. Importante è stata anche l'apertura dell'Unione Europea, che ha raccomandato con una nota dai ministri degli affari europei a tutti i paesi comunitari di allentare le restrizioni ai paesi oltre i confini Schengen. Un segnale di ripresa arriva anche per il mondo dello sport. Da oggi stadi all'aperto potranno ospitare fino al 75% dei posti disponibili, mentre i palazzetti al chiuso potranno occupare solo il 60% della capienza massima. Ed ora cambiamo argomento. Acqua Latina fa sapere che si va verso un ritocco, verso l'alto delle bollette del servizio idrico, così Anzio e Nettuno tra i quattro comuni più morosi. Si è tenuto lo scorso 25 febbraio la conferenza dei sindaci del Lato 4, che comprende le città della provincia di Latina più Anzio e Nettuno, che ha trattato anche il prossimo tariffario. Si va verso un ritocco verso l'alto delle bollette del servizio idrico. Per quali motivi? Primo fra tutti l'aumento del costo dell'energia per un ammontare complessivo di circa 9 milioni di euro rispetto al 2019-2020 come conseguenza delle decisioni del governo, ha spiegato il presidente della provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. Un ulteriore fattore d'aggravio è costituito dalla sentenza del Tribunale che chiude la controversia decennale tra Ato, Acqua Latina e consorzi di bonifica per circa 12 milioni di euro da spalmare nelle annualità. C'è inoltre un debito da parte del gestore Acqua Latina nei confronti dei comuni, che ammonta complessivamente a 2 milioni e 850 mila euro, di cui quasi 13 milioni nei confronti della provincia e di 4 milioni e 300 mila nei confronti della segreteria tecnica organizzativa. Esiste inoltre al 31 dicembre scorso una morosità degli utenti complessiva di 157 milioni di euro, di cui il 56% è concentrato nei comuni di Latina, Aprilia, Anzio e Nettuno. Rimborso di 2.000 euro a chi si sposa nel Lazio, ecco come richiederlo.
La Regione Lazio vuole aiutare il settore wedding e decide di stanziare 10 milioni di euro. Chi si sposa nel Lazio ha dunque diritto di avere un rimborso di 2.000 euro per effettuare spese presso imprese laziali della filiera del wedding. Il bando Nel Lazio con Amore si rivolge alle coppie italiane e straniere che si sposano o si uniscono civilmente nel Lazio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e che acquistano servizi o prodotti relativi all'evento da imprese laziali. Il contributo ha un importo massimo di 2.000 euro per ogni coppia in possesso dei requisiti indicati nel bando ed è concesso un rimborso delle spese sostenute. Gira da qualche giorno un post con i figli di Tiziano Ferro, il cantante di Latina, che presenta Margherita e Andrews. Tiziano Ferro e Victor Allen, sposati dal 2019, ora affrontano il grande passo di diventare genitori. Per i due la cicogna è arrivata qualche mese fa, ma solo oggi Tiziano ha deciso di postare la sua famiglia sui social, ma allo stesso tempo ha voluto far sapere che la vita dei propri figli rimarrà lontana dai riflettori. Intanto per la coppia inizia una vita nuova, quella da papà. Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo, la prima qualche mese fa una bimba, la seconda poche settimane dopo, questa volta un bimbo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Con queste parole Tiziano Ferro, il cantante di Latina che vive in America con suo marito, presenta i suoi figli. Margherita e Anders, la vostra vita è appena iniziata, ma anche la nostra. Ferro pubblica poi una foto in bianco e nero in cui appare felice con il suo marito Victor abbracciando i due bambini. Per me, Victor, l'esperienza dei genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri, così il cantante in un post su Facebook. Ed ora passiamo allo sport. Si avvia alla conclusione il 47esimo campionato invernale del Golfo di Anzio e Nettuno, dove vincono Banax e la Superbia. Si avvia alla conclusione il 47esimo campionato invernale del Golfo di Anzio Nettuno organizzato dal Circolo della Vela di Roma, una due giorni di intense regate per l'altura Irch Orch e i monotipi J24. Sabato si è regatato con vento da nord-nord-est da 18 a 26 nodi, una prova per l'altura e due molto impegnative per i J24. Domenica, dopo una lunga attesa del vento, l'abilità dei comitati di regata ha permesso di completare una prova sia sul campo altura sia su quello dei J24. Il campionato si concluderà nel fine settimana del 11 e 12 marzo, quando torneranno in acqua anche i Platu 25. Nell'altura prosegue il dominio dell'X37 Vanax di Giovanni Jonathan Di Cosimo, che ha vinto sia la prova di sabato sia quella di domenica, consolidando così il suo primato nella classifica generale. E con questo concludiamo il nostro notiziario, vi ringrazio come sempre per averci scelto, continuate a seguirci, vi auguro un buon proseguimento su Young TV.